Martedì 24 marzo, buongiorno e bentrovati con la nostra prima edizione del Telegiornale. Questa mattina in regia Gianfrancesco Iacaruso. Diamo subito uno sguardo alle notizie. Protezione civile, Molise Dati, vertenze ancora in alto mare, qualche spiraglio per la Biblioteca Albino. La CGL incalza frattura chiedendo risposte entro la settimana. In caso contrario, attiveremo incisive azioni di protesta, dicono dal sindacato. Ma sentiamo Giovanni Minicozzi. Sulle tante vertenze aperte la CGL è stanca di aspettare le risposte dal governatore Frattura che non arrivano mai. Lo hanno detto Susanna Pastorino e Franco Spina in una conferenza stampa nel corso della quale hanno annunciato ulteriori presidi e manifestazioni di protesta a partire da lunedì prossimo. Nel mirino dei due sindacalisti sono finiti i contratti di 84 precari della protezione civile che scadono il 31 marzo e la situazione in cui versa la società in house Molise Dati. In particolare Susanna Pastorino ha denunciato una situazione che, ha detto, sarebbe gravissima se fosse vera. Si tratta di una indiscrezione che sarebbe stata riportata dal consigliere delegato alla Protezione Civile Salvatore Ciocca, secondo la quale sarebbe in atto una vendetta politica sulla pelle dei precari. Per effetto della guerra nel PD tra i parlamentari Ruta in testa e Paolo Frattura, nel merito dell'avvertenza la CGL ha le idee chiare. Ed ha chiesto tra l'altro la proroga di tre mesi per i contratti in scadenza per poter usufruire della cassa integrazione. Questa vertenza talmente delicata e anche urgente da risolvere perché in meno di una settimana si deve dare una risposta a questi 84 precari che poi diventeranno 184 a fine maggio. Se si vuole andare a investire sul discorso del dissesto idrogeologico. Sappiamo, ho indicato anche dove andare a reperire questi fondi che, comunque, sono stati firmati, sono stati previsti e quindi stanziati. Il sindacato ha poi analizzato la caotica situazione di Molisenati con i servizi assegnati a tre società esterne: Pia Digitale, Data Service e Zucchetti, che fanno capo ad un unico amministratore, Massimo Palange. Nei giorni scorsi anche i protocolli informatici di Molise Acque e Protezione Civile sono passati da Molise Dati a Pia Digitale, svuotando ulteriormente la società in house. Vengono dati i servizi esterni. Cosa che poteva fare direttamente la Molise Dati. Noi non vorremmo che questo sia ovviamente un modo per man mano andare a ridurre quelle che sono le competenze della stessa Molise Dati per poi dire che sostanzialmente non c'è più bisogno di avere un'altra società. Allora quello che chiediamo è capire bene se la Molise Dati è ancora una società strategica della Regione Molise o non lo è più. Non ci venissero a dire che questo è un problema che non si può superare, così come tante altre vertenze, perché mi pare che qui invece di risolverne qualcuna giorno per giorno. Apriamo un altro contenzioso, ma senza una logica, senza un perché. Questo della molisietà per davvero è senza un perché. Ci sono i lavoratori che fine fanno? Non è dato sapere. Noi facciamo la richiesta e la risposta è zero. Franco Bagliani secondo Paolo Frattura eh, la Regione è stata costretta a dare i servizi a società esterne perché Molise Dati non ha fornito in tempo utile l'elenco dei servizi. Ma mi sembra una risposta abbastanza poco corretta perché l'elenco dei servizi è stato fornito il 28 febbraio di quest'anno. I servizi all'esterno sono stati dati già nel 2014, quindi non c'è nessun nesso tra le due fecende. Laurea ad onore in scienze della formazione primaria all'Università del Molise a Pietro Terracina, uno dei pochi ebrei viventi, sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti. Bisogna combattere i pregiudizi, ha detto il neodottore agli studenti, perché sono responsabili dell'odio e del razzismo che ancora oggi colpisce la società. Ieri le vittime erano gli ebrei, oggi sono i Rom e i migranti. Ascoltiamo il servizio di Marta Martino. A nome dell'Università degli Studi del Molise le consegno il diploma di laurea honoris causa in scienze della formazione primaria. La cerimonia di laurea toccante ed emozionante si è tenuta nell'aula magna dell'Università del Molise a Campobasso. Professori della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, il rettore Palmieri, Intoga e Tocco, hanno consegnato la pergamena ad uno studente d'eccezione, uno che a soli dieci anni, come ha ricordato lui, è stato cacciato dalla scuola elementare dalla maestra per via delle leggi razziali o meglio razziste di Mussolini. La sua colpa è essere ebreo. Pietro Terracina, romano italiano, sono anni che visita scuole e università per parlare con gli studenti, una missione che porta avanti per dare un senso a ciò che gli è accaduto. La deportazione nei campi di sterminio con la famiglia, nessun sopravvissuto tranne lui. Dottor Terracina, da oggi dobbiamo chiamarla così, per lei è una giornata bellissima, questa piena di emozioni, si è anche commosso tanto. Sì, sì infatti sono ancora emozionato, non nego che qualche. mi è scesa anche qualche lacrima. E. Beh, insomma. Spero soltanto una cosa di averla rimeritata. Dal ghetto di Roma, tra stenti, fame e paure, al campo di Auschwitz e da quello miracolosamente ad una nuova vita, la sua seconda vita. Ma quello che Pietro, il neodottore Terracina, racconta agli studenti non è la sua storia di ebreo deportato, bambino all'epoca, ma sono i valori in cui crede, quelli che gli hanno dato la forza di andare avanti: l'amicizia, l'amore, la solidarietà, la dignità, il senso della libertà e una incrollabile fede in Dio. E li ammonisce: attenti ai pregiudizi sono quelli che scatenano l'odio, e c'è sempre un nuovo capro espiatorio verso cui. Cui indirizzarlo. Io sinceramente qui nel nostro paese non temo certo per noi ebrei, ma ci sono altre minoranze a rischio e dobbiamo stare attenti. Lei ricordava i rom, ricordava i migranti che stanno arrivando in Italia. Sì, io d'altra parte l'ho anche detto, ricordavo dei rom, lo sterminio dei rom a Auschwitz. Per me quelle persone dall'altra parte del filo spinato era come se le conoscessi uno per uno, mi sembrava gente felice e Invece in poche ore furono assassinati tutti, sono cose che rimangono dentro, sono cose che non si possono dimenticare. Come si sopravvive all'odio collettivo? Come si sopravvive all'odio cercando di metterlo da parte. Non è che naturalmente io credo che nessuno di noi abbia perdonato e possa mai perdonare. Eh, però l'odio naturalmente con il tempo si stempera. Lei oggi è sereno? Ma, eh, sì, io sono a posto con la mia coscienza e questo naturalmente mi aiuta, mi aiuta molto. E il senatore Roberto Ruta ha espresso compiacimento per la laurea ad onore attribuita a Terracina, che ha dichiarato consente all'intera comunità molisana di pregiarsi di aver compiuto tale gesto ricco di significati di straordinaria attualità, bene ha fatto Pietro Terracina, sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti, a sottolineare che la libertà è una conquista quotidiana che si difende con la partecipazione e con la democrazia, ha concluso Ruta. Bene, questa era la nostra ultima notizia, passiamo alla rassegna stampa e alla lettura dei giornali. Andiamo subito a vedere come apre il giornale del molise.it questa mattina, il tema del lavoro in evidenza, la CGL a frattura, siamo stanchi di aspettare risposte che non arrivano mai, il pezzo è a firma di Giovanni Minicozzi. Vediamo poi le altre... Notizie in evidenza, avvolto dalle fiamme mentre brucia sterpaglie è morto il pensionato di Poggio Sannita. Ciò ha scatenato contro l'anas altro che moldaunia, il fortore Molisano, cade a pezzi. Castelpetroso celebrato il 127 anniversario dell'apparizione della Vergine. Addolorata eolico selvaggio centro ab di San Giuliano discarica di Montagano in arrivo nuove denunce in procura vino testo unico taglia burocrazia col diretti Molise soddisfatta ancora il lavoro la regione ha ucciso la speranza dei lavoratori pochi e sconsolati alla manifestazione dei sindacati moldaunia più vicino ok al referendum il Molise potrebbe avere un milione di abitanti a Isernia vincono la solidarietà e la grande musica quarto sold out di fila per il concerto del Tratturo. Stefano Testa in difesa del Veneziale, Leva e Ruta hanno fatto bene ad attaccare frattura. Ci sono poi sul giornale del Molise gli approfondimenti da segnalare questa mattina. Due molto interessanti. Il primo affirma di Italo Di Sabato, Mani Pulite, l'assalto giudiziario al cielo della politica, il secondo a firma di Claudio De Luca, L'archeologia del sentimento dei Molisani. Ci sono poi le notizie dall'Italia e dal mondo. Andiamo adesso a vedere come apre il resto della stampa locale. Primo piano Molise, anche qui il lavoro. È il tema di attualità. gamme zuccherificio si riaccende la protesta ieri mattina a in davanti a Palazzo Vitale. Poi una delegazione di lavoratori e sindacati è stata ricevuta dal governatore Frattura e dall'assessore Facciolla. Vediamo in taglio alto. Anno tributario la Commissione lancia l'allarme sull'organico Fondi dell'Unione Europea. Il Comitato di Sorveglianza promuove il. Molise di spalla da Campobasso muore in cella, eseguita l'autopsia che dirà la verità sul decesso del 35enne. A centropagina da Venafro Ottaviano si sacrifica, Potena entra in giunta, passaggio di consegne delle deleghe al bilancio e alle finanze. Sempre da Campobasso questa buona notizia, il Presidente del Consiglio si dimezza l'indennità, gli altro che populismo. È il mio contributo alla Spending Review. Poi a centropagina si parla della laurea ad onore, ma Terracina, sopravvissuto all'orrore nazista. Alla cerimonia dell'Unimo, all'arriva sorpresa pure il rabbino capo di Roma. Notizia dall'Abruzzo d'Avvasto, spari nella notte contro la vetrina di un bar in via del Porto. D'appoggio Sannita, non ce l'ha fatta il 91enne, inghiottito dal rogo, che stava spegnendo. Le notizie sportive Serie D. Lupi, Perrucci, la città ci resti vicina. Lo stadio sia una priorità. Eccellenza, i Isernia iniziano le manovre per programmare il futuro. In D. Dall'Abruzzo, l'esploit della BCC aumenta i rimpianti dei biancorossi. E da primo piano andiamo a vedere il quotidiano del Molise. Anche qui il lavoro in evidenza. Lavoro, l'emergenza diventa cronica. Questo è il titolo di apertura del quotidiano. Vertenze aperte e mai chiuse. Dipendenti precari e sindacati in agitazione. Gam, zuccherificio, protezione civile e molise dati. Vogliamo chiarezza e risposte. Resta il rebus delle società partecipate. In taglio alto d'appoggio Sannita, avvolto dalle fiamme mentre brucia Sterpaglie, muore in ospedale dopo due giorni di agonia. Si parla del 91enne Vittorio Moavro che è deceduto al Sant'Eugenio. Sanità, Pastore fa sul serio, dopo Isernia marciamo anche su Campobasso. Viabilità, strade franate, la provincia, usiamo i soldi destinati alla metropolitana, vediamo ancora a centro pagina, attualità avanzamento della spesa, il Molise, primo al Sud, Unimol, una laurea ad Onorem, a Pietro Terracina, giustizia tributaria, organici ridotti all'osso. Le notizie sportive, poi Serie D, Termoli continua la risalita in classifica generale, sempre dalla Serie D, Perrucci, Campobasso, possiamo giocarcela con tutti. E dal quotidiano andiamo a vedere la Gazzetta del Molise che propone in prima pagina questo parallelo: l'ex ministro Lupi si è dimesso per questo orologio, per questa villa al mare del valore di un milione e mezzo di euro e pagata 308 mila. Il nostro presidente fa l'americano. Vediamo poi di spalla l'Oscar del giorno va a Nicola Dascanio mentre il tapiro del giorno va a Nicola Travaglini. Vediamo come apre questa mattina invece Futuro Molise, Campobasso, nella prossima riunione del Consiglio Provinciale. Mozione per invitare la Regione a destinare i fondi previsti per la metropolitana leggera alle strade provinciali e di bonifica montana. Poi si parla di politica, Movimento 5 Stelle, reddito minimo di cittadinanza. Ora si fa sul serio. Questa è l'apertura di Futuro Molise. Passiamo ora a vedere invece che cosa propone la stampa nazionale, il Corriere della Sera. Titolo a centropagina, non c'è deriva autoritaria, si parla quindi del governo italiano a fondo di Renzi, infrastrutture, no del colle alla divisione del Ministero. Il capo del governo dice ho il dovere di decidere. Elogio della legge elettorale all'estero ce la copieranno, poi in taglio alto il Corriere della Sera parla della vicenda Pirelli, Tronchetti, Provera, basta nazionalismo di maniera, siamo ancora un paese ostile all'industria. Centro pagina, foto notizia di Merkel e Tsipras, incontro e disgelo tra i due capi di governo, il caso Grecia, nel vertice si è discusso di aiuti e riforme. Ed era il Corriere della Sera. Andiamo a vedere invece Repubblica. Repubblica apre sulla politica internazionale: tregua Merkel, Tsipras, Schulz, patto in sette giorni. Si, Atene abbassa i toni. Draghi, nessun pericolo a breve. La Grecia non ci ricatta. Renzi, io dittatore. Chi non decide è contro la democrazia. Ed era Repubblica. La stampa, il quotidiano di Torino ha ah, una doppia apertura, Merkel e Tsipras, primi passi verso un'intesa, il Premier a Berlino rispetto ai trattati, ma resta la lite sui danni di guerra. La seconda apertura invece è una fotonotizia, addio ai morti di Tunisi, strage di innocenti, funerali a Torino e Novara. In chiesa anche i feriti, la Lega offende le vittime, ci davano dei razzisti. Poi a Centropagina la stampa propone questi altri due approfondimenti con l'omicidio stradale fino a 12 anni di carcere, oggi il nuovo reato all'esame del Senato. Poletti, il ministro del lavoro, dice troppi tre mesi di vacanza da scuola protestano gli studenti, ma i presidi dicono è giusto così. Bagnasco ripartire dalla casa comune, il presidente della CEI apre il consiglio permanente sulla scia di Francesco, l'impegno della Chiesa per una umanità rinnovata persecuzioni, corruzione, gender, reagire. Si può dice il cardinal Bagnasco a centropagina invece la eh, foto, notizia da Torino e Novara, quella dei funerali tunisi via i capi della sicurezza e il social forum non scappa. Poi la politica internazionale, Tsipras promette, faremo riforme secondo i trattati. Il fatto quotidiano. Il bancomat dei partiti, si parla delle grandi opere in apertura, sigla per sigla, cifra per cifra, ecco quanto hanno incassato i politici dai RAS dal cemento, Caltagirone, Coprosse, Rosse, Gavio, Tondini e Bonsignore Perrotti una sola donazione a Lupi. Vediamo poi la vicenda Poletti. Poletti scuola tre mesi di vacanze, sono troppi, parola di ministro. Ancora a centropagina dal Movimento 5 Stelle, prescrizione lunga, ma il PD sceglie Alfano e B, chiaramente B sta per Berlusconi. E dal fatto quotidiano andiamo ai quotidiani di area centrodestra. Il giornale di Milano, Renzi taglia le vacanze, rivoluzione a scuola, il ministro Poletti troppi tre mesi a casa in estate ed è subito polemica, altro che semplificazione, il governo ha varato 997 norme fiscali. Vediamo poi a centropagina l'intervista contestata a una delle due cooperanti rapite in Siria, torneremo in Siria, un sequestro solo non basta. A Vanessa, questo dice il giornale di Milano, l'attivista rapita dagli islamici si sfoga sui giornali e poi ritratta e dal giornale andiamo a vedere libero. Anche il PD tiene famiglia, questa l'apertura alla Repubblica dei raccomandati, la figlia del presidente della commissione di controllo sulla Previdenza assunta da Poste Vita, società sulla quale vigila il papà. Ma lui non si chiama Lupi ed è del partito del Premier, per cui nessuno fiata. E per la sinistra la legge Severino non vale consigliere reintegrato e ricorso alla. Consulta, vediamo poi anche qui a centropagina una foto di Vanessa, Vanessa vuole tornare in Siria, ci lasci una cauzione da 10 milioni, dice libero. E andiamo adesso a vedere il mattino di Napoli, anche qui la vicenda scuola, scuole troppe vacanze, poletti eccessivi, tre mesi d'estate. Avviciniamo i ragazzi al lavoro, la proposta del Ministro del Welfare apre il dibattito Giannini, attività estive previste nella riforma. Vediamo poi a centropagina questa notizia Ciro omicidio volontario De Santis a processo e dal mattino passiamo adesso all'informazione sportiva con la gazzetta dello sport. Nazionali col filtro, si chiede, oriundi in azzurro, scoppia il caso, Mancini contrario alla convocazione di Eder e Vasquez in nazionale solo chi è nato in Italia. Conte nulla di diverso rispetto al passato, Lippi invece dice io con Camoranesi ho vinto il Mondiale. In taglio alto si parla di Calciopoli, Calciopoli finisce in prescrizione ma c'erano associazioni e frode nella notte la sentenza della Cassazione su Moggi, Giraudo e Pairetto. Bene, con l'informazione sportiva si chiude la nostra rassegna stampa, l'appuntamento alle ore 14 con il nostro telegiornale. A voi tutti l'augurio di una serena giornata.